Ciao, ciao a tutti. Siamo qui nella sede della casa editrice Midgard per un altro dei nostri brevi video di presentazione. Vi voglio parlare quest'oggi di due volumi che sono usciti da poco tempo nella nostra collana Poesia. Il primo volume di cui vi voglio parlare è questo qua, Andrea Guizzardi, Guizzi di vita. È una bella raccolta di poesia pubblicata dal nostro Andrea, che fra l'altro con noi ha già pubblicato altri romanzi che hanno avuto anche delle segnalazioni e vari premi, come appunto Fuga dalla capanna, è stato vincitore fra gli altri del premio speciale della giuria al premio Franz Kafka Italia del 2016. Ma dal 2019 Andrea ha iniziato a dedicarsi alla poesia e anche con la poesia ha partecipato a svariati premi. E fra l'altro ha avuto segnalazioni di merito e menzioni di onore. Vi voglio parlare di questa sua prima silloge poetica che ha pubblicato nella nostra collana di poesia, come ho già detto prima, e vi leggerò un paio di poesie. La prima che vi leggo è essenziale. Sono un uomo di mare, pescatore di vite, tumultuose, lacere, raggrinzite per sete. Sono un uomo di terra, coltivatore di storie odorose di birra, non ordinate in serie. Sono un uomo che scrive di fantasia e reale, lungo la via più breve del poeta essenziale. La seconda poesia che vi leggo è Estate. Librava libera lungo le lande, riarse dal sole luciferino, sotto un manto caldo che stende forme di vita tal qual al veleno. Sfilava lieta in abito da sera, l'estate attesa e spasimata, nella strada deserta di buon'ora, disertata dalla folla abbattuta. Un'ombra lontana sotto il glicine le offriva passiva resistenza. Un uomo solo tra le pagine si allontanava in dissolvenza. Eccola qua, una raccolta che vi consiglio assolutamente, Guizzi di vita di Andrea Guizzardi, collana Poesia. Secondo volume di cui vi parlo oggi, anch'esso pubblicato nella collana Poesia della Midgard, è questo qua, Il mio lamento in danza di Roberto Lazzari. Anche Roberto ha pubblicato con noi svariati altri libri. Ha pubblicato racconti, romanzi, ha vinto il premio Midgard Narrativa del 2012 e ha ottenuto anche riconoscimenti e segnalazioni in altri premi. Ha pubblicato anche altre raccolte di poesia come La luce che ti sfugge e Suggestioni etrusche. Questa quindi è la sua terza silloge che si presenta come una Spurriver. E fra l'altro all'introduzione di Sandro Allegrini e la postfazione di Andrea Cardellini. Ma vi voglio leggere da questa raccolta due poesie. La prima è intitolata Il poeta. Al tempo di mia giovinezza fu delfino lucente, bagliore d'argento che rompe improvviso da sotto le onde, inarcandosi al sole con alto stridore di gioia. Di poi fu creatura abissale, leviatano nascosto, capodoglio lontano, che affiora di rado e si scorge a fatica. Dagli aridi lidi sicuri talvolta rividi il suo sbuffo remoto, che ancora parlava al mio cuore dell'abisso del mare, sonante ed ignoto. Vi leggerò un'altra poesia anche che è intitolata Il trapezista. Tra il buio e la luce io resto sospeso nel vuoto, né assopito né desto, patetico volteggiatore che ha usarito la spinta e non sale, ma ancora non cade. Abbandono un'inerte incoscienza e ad un'altra operosa mi volgo. Ma in quell'attimo scruto l'abisso e in esso mi scorgo, ed è lì che lo sguardo distolgo. È una raccolta davvero bella, anche questa che vi consiglio, Il mio lamento in danza di Roberto Lazzari, sempre dalla nostra collana Poesia.
cui sia. Io vi ringrazio molto, come al solito, per l'ascolto e vi do appuntamento ad un altro dei nostri brevi video di